Ciao e benvenute a tutte in un nuovo video. Oggi ci troviamo in cucina, ho scelto questa location perché almeno ho tutta la roba appoggiata sul tavolo perché oggi faremo il video dei prodotti terminati del mese di luglio in collaborazione con la mia amica Rossella del canale Logico Bio. Ma vi lascio tutti i riferimenti al suo canale qua sotto nell'info box. Naturalmente, prima di cominciare a farvi vedere che cosa ho terminato luglio, vi chiedo ovviamente di iscrivervi al mio canale, lasciatemi un pollicino di supporto e attivate la campanella. Perdonate la prima interruzione causa gatti. Allora, cominciamo subito, vado random, ho cose beauty, skincare, diciamo vabbè, corpo, skincare e anche bucato. Allora, vado random e comincio da questa crema corpo di Yves Rocher al latte nutriente, all'estratto di avena per pelli molto secche. E tra l'altro, anzi, ci tengo a precisare anche a dirvi che questa crema l'ho comprata proprio tramite la mia amica Rossella, che è anche distributrice dei prodotti di Yves Rocher, quindi se vi fa piacere comunque dal suo canale contattatela, perché appunto distribuisce prodotti di Yves Rocher e questa crema è la fine del mondo. Allora, innanzitutto è proprio vero che è per pelli molto secche, perché io ho utilizzato creme che promettevano di essere per pelli secche e io ho la pelle delle gambe e delle braccia molto molto secca, a differenza di quello del viso che è mista, e questa vi lascia la pelle idratata tutto il giorno. È una crema che mi piace perché ha una consistenza cremosa ma non di quelle troppo pesanti, si assorbe subito, ha questo delicato profumo di avena che a me piace tantissimo, sa proprio di latte di avena e è favolosa, è veramente nutriente, mi piace tantissimo e se avete problemi di pelle secca come me che quasi si squama ve la straconsiglio. Quindi se avete bisogno potete chiedere appunto alla mia amica Rossella. Poi altro prodotto terminato, anche questo è un prodotto, diciamo questo è un prodotto di skincare, è l'Effaclar Matte di La Roche-Posay, questa crema viso che è diciamo anti-lucidità, è una crema mattificante all'acqua termale della Roche-Posay. Mi sono trovata bene, diciamo il suo potere seboregolatore lo fa, anche perché i prodotti di farmacia, per cui la Roche comunque, sono molto validi da questo punto di vista proprio curativo e mi è piaciuta. Il profumo tra l'altro è veramente molto delicato, molto molto buono, ed è una crema comunque che appunto è farmaceutica e curativa, non me l'aspettavo. Il prezzo è piccolino perché l'avevo pagata mi sembra 12 euro e è un 40 ml, ma vi dura tanto, anche perché io questa la utilizzavo solo al giorno ovviamente, perché alla sera utilizzavo una crema nutriente, anche se grassa, andando a dormire comunque se mi si ingrassava un po' la pelle non mi importava, alla sera preferisco dare nutrimento. Comunque questa, se avete problemi di lucidità, è una buona crema. Poi ho terminato anche questa, su questa mi devo soffermare un pochino invece in negativo, questa crema della ActiMask, l'Hydrogel Mask High Hydration con aloe vera bio e biocollagene vegetale, che avevo comprato dal DM, rassodante, lenitiva, antistress, non gocciola. Che non gocciola è vero ed è la nota positiva di questa maschera, perché le maschere in tessuto generalmente gocciolano e a me dà un fastidio allucinante. Questa non gocciola, ma è come se non metteste niente, nel senso quando poi andate a toglierla non sentite alcun tipo di prodotto sulla vostra pelle, cosa che con le maschere un po' più imbevute sentite, infatti poi andate semplicemente a tamponare e a lasciarlo senza sciacquarlo. Anzi, la sensazione che mi ha dato quando l'ho tolta era di pelle un po' appiccicosa e quindi per me questo è un no, un prodotto finito che non ricomprerò, a differenza ad esempio delle creme che vi ho mostrato prima che ricomprerei volentieri, soprattutto questa. Quindi questa è una terminata, ma per me no. Poi ho terminato, che mi ero portata in vacanza per comodità, ovviamente l'ho terminato qua, questa doccia shampoo della René Furterer Paris che avevo acquistato online in una farmacia. Acquistando i solari in sconto c'era anche questo, ho detto beh, è comodo perché è antisale, anticloro, quindi è proprio specifico dopo sole, e però non mi ha fatto impazzire. La consistenza è una consistenza molto densa e nei capelli, vabbè, andando comunque a miscelare bene il tutto andava abbastanza bene, per quanto riguarda il corpo facevo proprio fatica invece a spalmarlo, quindi non la ricomprerò più. Anche questo quindi è un finito e no.
Ho finito, ma che non è finito, perché ora vi spiego il motivo, questo mascara della ZAO Essence of Nature nella colorazione nera, che mi era stato regalato dalla mia amica Rossella ed è finito perché secco, ormai non ce n'è più di prodotto, quindi non ha più la sua funzione di mascara in questo momento. Ma ovviamente non andrò a buttare la confezione di legno, che tra l'altro è bellissima, perché ZAO fa i refill, quindi basterà andare a rimuovere la parte, diciamo, di plastica dove all'interno ci va il mascara, che in questo momento è terminato, ricomprare il refill, andarlo a reinserire nella confezione e il mascara è nuovamente a posto e pronto all'uso. Quindi ho terminato questo mascara, ma solo appunto l'inchiostro, il colore, diciamo come vogliamo, ecco. La confezione appunto la conservo perché è ricaricabile. Poi, sempre rimanendo in tema mascara, perdonate, c'è la gatta ora che mi butterà in terra tutto, ho terminato questo mascara di Yves Rocher, l'Intense Metamorphose, che era un'edizione, insomma è un mascara nuovo, mascara volume, lunghezza e curvatura, e anche questo mi è piaciuto tantissimo, anche questo preso tramite la mia amica Rossella, quindi ovviamente lasciandovi riferimenti al suo canale potete contattarla per i prodotti Yves Rocher. E mi è piaciuto tantissimo perché ha questo scovolino bello cicciottoso che prende veramente benissimo le ciglia, peccato che appunto è terminato, e comunque è un prodotto che tengo in considerazione di riacquistare perché veramente vi fa delle ciglia pazzesche. Poi ho terminato, per quanto riguarda invece il bucato, questo profumatore, queste perle, diciamo, della Vernel, neutralizza odori nella profumazione Clean Fresh. E sì, effettivamente profumano molto il bucato, anche se non è vero che durano fino a 20 settimane, nel senso che nell'armadio, quando poi andate a mettere il bucato, ovviamente sentite il profumo, ma dopo 2 o 3 giorni ovviamente non lo sentite più. Ecco, scusate la gatta, ve l'ho detto, però comunque fa il suo lavoro e per quei 2 o 3 giorni i capi comunque profumano. Unico consiglio, mettetene poche, perché se fate l'errore di metterne un po' di più, la lavatrice non li sciacqua bene e vi fa schiuma. Poi, ho terminato questo prodotto di Fitline, il Q10 Oxy Repair Intensive, che è un siero che va miscelato, praticamente è proprio Q10 puro, che va miscelato tramite questo, diciamo, tastino qua sotto con il siero, ed è appunto della linea Fitline Med, tra l'altro vi ricordo che io sono distributrice dei prodotti Fitline. Se avete bisogno di provare i prodotti Fitline, tra i quali l'Optimal Set, che sapete che è il mio preferito, ovviamente vi lascio la mia mail qua in sovrimpressione e potete contattarmi alla mail che trovate comunque all'interno dell'info box, o altrimenti potete seguirmi su Instagram, sempre come A Casa di Fabiana, e scrivermi in direct. E questo è un prodotto appunto curativo, perché questo prodotto serve per le macchie solari, quindi se avete delle macchie solari vi aiuta a, se non a eliminarle, se sono quelle macchie presenti da tanti anni molto scure, comunque ad attenuarle, come ha fatto con le mie. Vi aiuta ad esempio se vi fate dei tagli, perché il Q10 è un ottimo riparatore dei tagli, quindi se avete un taglietto ad esempio come un graffio, vedete questo che mi ha fatto la gatta, andate ad applicarlo sopra e in pochissimo tempo si richiude. Me l'ha fatto la gatta, ma non me l'ha fatto apposta, ci tengo a precisarlo. E va bene anche per le scottature e gli eritemi, quindi è proprio un prodottino fantastico. Potete anche utilizzarla su tutto il viso, perché il Q10 sapete che è un potente antiossidante. Quindi questa è proprio una chicca che non costa poco, ma siccome va utilizzata proprio per determinate cose, vi dura tantissimo. Quindi appunto, se volete informazioni, contattatemi. Poi, ultimi 2 prodotti, ho terminato questo bagnoschiuma dei Rituals, che è una marca che io adoro perché fa tutti questi prodotti un po' stile spa, ed era il bagnoschiuma, il The Ritual of Happy Buddha, ed era un bagnoschiuma fatto a mousse, a schiuma. Mi è piaciuto tantissimo, il profumo è un profumo che è tra l'agrumato e il patchouli, quindi veramente vi dà proprio quella sensazione di benessere, quella sensazione di essere proprio all'interno di un monastero buddista. È veramente fantastico, mi piace un sacco, l'avevo trovato in un cofanetto comprato su Look Fantastic, e se volete comunque so che su Look Fantastic è rivenduto anche singolarmente e vi consiglio di provarlo, altrimenti la The Rituals, se non erro, ce l'ha pure Sephora. Poi, no, non gli ultimi 2, ultimi 3,
Allora, ho terminato questa crema mani della Nails Yard Remedies alle rose, rosa selvatica, che avevo acquistato da Tigotà. Mi è piaciuta tantissimo come profumazione, una profumazione molto 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 buona. La ritengo una profumazione un po' più invernale che estiva, comunque mi è piaciuta tanto e niente, un'ottima crema. Non la ricomprerei semplicemente perché io amo provare sempre prodotti nuovi. Quindi di alcune cose che proprio mi innamoro, come appunto vi ho detto questa crema, la ricomprerò sicuramente. Di questa mi è piaciuta, ve la consiglio, ma non la ricomprerò semplicemente perché ne proverò altre. Ultimo prodotto terminato ed è per il bucato. È questo profumo a bucato, oggi andiamo di profumo a bucato, della marca Natura Amica Puro Home Care alla rosa damascena e vaniglia che avevo acquistato da Lidl. Questo è un profumo a biancheria per lavatrice in polvere. Non mi è piaciuto, non mi è piaciuto per niente. Innanzitutto perché il profumo è buono subito, poi diventa un po' chimico anche se è un prodotto naturale. Probabilmente non avendo conservanti o non so cosa, il profumo tende poi a irrancidirsi un pochino. E consiglia mezzo cucchiaio come dose. Io ho seguito sempre le istruzioni, ogni volta che aprivo la lavatrice dovevo rifare un lavaggio perché puntualmente rimanevano i capi pieni di schiuma e la lavatrice compresa, anche con lavaggi lunghi a 60 gradi. Quindi è un prodotto che non ricomperò mai più, è un prodotto che non vi consiglio perché appunto a me ha creato questi disagi, poi non so, magari a voi non succede, ma questo prodotto acquistato da Lidl assolutamente bocciatissimo. E niente, questi sono tutti i prodotti che ho terminato appunto a luglio. E vi ricordo appunto di andare a vedere anche il video della mia amica Rossella per vedere che cosa ha terminato lei. Io vi saluto e appunto ci vediamo al prossimo video. Un bacione!